Eccoci qua sulla città di Roma, la nostra missione. Allora, tutti noi siamo appesantiti da un problema, quello delle manifestazioni. Naturalmente queste ad ogni piè sospinto vanno manifestandosi nella nostra città e noi ne subiamo i disagi. Ora poi c'è anche il problema dei cortei non autorizzati. Ne scrive questa mattina Mauro Evangelisti sulla cronaca di Roma del Messaggero. Crescono i cortei non autorizzati, il questore duri con chi viola la legge. Aumentano le denunce, l'uso di lacrimogeni, i feriti tra le forze dell'ordine. Evangelisti, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Dunque, Mauro, hai scritto molto bene, facendo anche un riporto di numeri, cifre per rapporto al 2009, tutto quello che aumenta in termini di disagi e di non autorizzato. Ma a te la parola, ecco, per spiegare a chi non ti avesse ancora letto qual è il problema di Roma. Ti sentiamo lontano, molto. Mauro? Mi sentite ora? Ecco, sì, adesso perfettamente, sì. Cerco di essere molto sintetico. I dati sono riferiti agli ultimi 10 mesi, da maggio 2011 a ritroso fino ad agosto 2010, e sono confrontati con gli stessi 10 mesi dell'anno precedente. Che viene fuori che mentre le manifestazioni nel loro complesso, quando parliamo di manifestazioni partiamo di cortei, sit-in, eventi stabili, sono diminuite, sia pure non di molto, cioè erano stati l'anno precedente 2567, negli ultimi 10 mesi sono state 2189, quindi c'è stata una diminuzione circa del 14-15%, sono aumentati purtroppo gli eventi non autorizzati, cioè quelli le proteste che partono senza un preavviso e quindi sono anche più difficili da controllare e che provocano più disagi ai cittadini, perché mentre una manifestazione organizzata comunque ti permette di creare dei supporti, di organizzare, organizzare sì, la sicurezza. Sì. E tieni conto che i cortei improvvisati, un dato solo per tutti, diciamo, se parliamo di solo i cortei, sono stati 15 rispetto ai due che erano stati nei dieci mesi precedenti. Nel complesso invece gli eventi non autorizzati sono aumentati da 194 a 219. Ultimo dato interessante e non felice, e anche fra gli eventi autorizzati, fra i cortei che avevano avuto un'autorizzazione, c'è stato un aumento di conflittualità con le forze dell'ordine. Allora, abbiamo tutti in mente l'immagine del 14 dicembre, di Piazza del Popolo, con il fumo che si alza delle auto incendiate, orribile. Le vetrine spaccate in via del Corso, gli scontri molto duri anche al quartiere Flaminio. Ecco, solo quell'evento lì ha provocato grandi problemi, un'ottantina di feriti nelle forze dell'ordine, e una ventina di arresti. Ecco, quello è stato anche problemi di immagine, perdonami Mauro, perché fecero il giro di tutto il mondo quelle immagini che le televisioni ripresero. Sì, dici, fu un momento di follia generalizzato, probabilmente anche non si riuscì a mantenere l'ordine pubblico come si doveva, per cui quello che si è visto a Roma quel giorno si spera di non rivederlo mai più. Va bene. Ora, quello che sono a chiederti, prima di passare a un altro argomento che ti vede protagonista sempre sulle pagine del Messaggero, come si comporta la polizia, tu che sei al dentro della vicenda, come si comporta la polizia al cospetto di un corteo non autorizzato? Ovviamente gestisce la cosa al meglio oppure interviene quando? Ecco, quando interviene la polizia al cospetto di un corteo non autorizzato? Guarda, la linea del nuovo questore è quella di una maggiore durezza, che può essere che tradotto in un altro modo, in una maggiore attenzione al rispetto delle regole. Prendiamo l'esempio dell'ultima manifestazione dei tassisti, quella che si è svolta, devo dire, con grande civiltà e senza arrecare danno alla cittadinanza o comunque senza arrecare danni gravi. Sì. E in quel caso il questore fece un'opera di prevenzione, incontrò gli organizzatori della protesta e disse che non sarebbero stati tollerati cortei improvvisati. Lì qual era il rischio? Che i tassisti si muovessero tutti insieme con le auto bianche da Fiumicino, da Ciampino, da Termini verso il luogo della manifestazione e quindi bloccassero di fatto il traffico. Sì. Ecco, il questore già allora, già il giorno prima, disse: attenzione, non tollereremo questo tipo di manifestazione improvvisata,
e procederemo con denunce, arresti, sequestri di automobili, cose che in passato, se tutti ricordiamo cosa successe a Piazza Venezia quando i tassisti bloccarono Piazza Venezia, questo non fu fatto. Mm-hmm. Diciamo, è cambiata il tipo di linea, che è una linea più severa, anche perché è accresciuta la sensibilità della cittadinanza rispetto ai disagi causati dalle manifestazioni, sempre fermo restando che è quanto mai un diritto di tutti manifestare, ma all'interno delle regole, ovviamente. Ovviamente. Dunque, allora, scrivi anche di una verifica Polverini PDL su rifiuti e piano casa. Lo scrivi a seguito di turbolenze che ci sono all'interno, appunto, della Regione Lazio. Ovviamente parliamo sempre di tenuta di maggioranza di gestione. Alla Pisana Vertice con gli 8 capigruppo. A che punto siamo? Perché poi sembra che ci siano anche degli scontenti nell'area ex Forza Italia. No, Mauro? Sì, dell'area di Esport Italia, che è molto folta in Consiglio regionale, lo scontento c'è ed è forte. Proprio in questi minuti, fra un po' parto e vado in Consiglio regionale, dove oggi si discuterà la mozione di sfiducia presentata dalla minoranza. Sì. Allora, è scontato che la mozione di sfiducia venga respinta, e sarebbe una follia se che la maggioranza, un anno dall'elezione della Polverini, decidesse di andare tutti a casa. Questo diciamo, penso che possiamo fare una previsione, la mozione di sfiducia verrà respinta. Però ricordiamo che questa mozione di sfiducia è stata presentata dal PD all'indomani delle dichiarazioni della Presidente Polverini, che disse che questa coalizione non esiste più. Insomma, non è proprio una dichiarazione tenera. Di concordia. Il carattere della Presidente ormai l'abbiamo imparato a conoscerlo. E questa dichiarazione nacque quando un consigliere regionale della Nicchiano 2 della lista Polverini dissero: noi lasciamo la lista Polverini e andiamo nel PDL. Mm-hmm. E si è creata questa competizione in cui la Presidente Polverini ci aveva messo del suo, perché, come tutti ricordiamo, la coalizione aveva creato un partito, delle liste che in alcuni casi hanno anche corso contro il PDL. A questo si aggiunge un modo di gestire la regione della Presidente Polverini che è molto, come dire, personalistico, cioè non ascolta molto i partiti e va avanti per la sua strada. Può essere una qualità, ma può essere anche sgradito da parte del PDL, che è il partito che più ha contribuito a farla eleggere. Questo ha creato in questo momento una fase di grande tensione, in un momento in cui si devono prendere delle decisioni importantissime, piano casa e piano rifiuti. Infatti. Per cui la linea del PDL, che venerdì tornerà a riunirsi con tutti i consiglieri regionali, è: noi votiamo la mozione di sfiducia, ovviamente, però poi chiederemo una sorta di verifica alla Presidente della Regione per decidere insieme quello che si deve fare nel piano casa e nel piano rifiuti, anche perché nelle province Viterbo, e Frosinone, Latina, che sono amministrate del PDL, c'è molto scontento perché non c'è dialogo con la Presidente Polverini. Ti faccio un'ultima coda a questo ragionamento, sì. Attenzione, perché oggi anche in Campidoglio potrebbero esserci turbolenze, nel senso che già nei giorni scorsi è mancato il numero legale quando si doveva votare la cittadinanza onoraria a Muti. Sì. Oggi arriva il dibattito su APAC, argomento caldissimo, anche lì nel PDL, soprattutto all'interno dell'area ex AN, nell'area di Rampegliani, c'è grande disagio nel rapporto con il sindaco Alemanno, per cui anche lì, diciamo, si vivranno momenti di difficoltà. Io penso che in entrambi i casi non stiamo parlando di una maggioranza che chiude tutto e se ne va a casa, ma parliamo di due amministratori come il sindaco Alemanno e la Presidente Polverini, che si trovano a dover fronteggiare le spinte dei partiti, e non sempre è facile poi amministrare in questo modo. Certamente, poi con le turbolenze che tu hai ben descritte, staremo a vedere, perché poi la giornata di oggi è una giornata molto importante per quanto riguarda e la Presidente della Regione e il Sindaco Gianni Alemanno. Naturalmente poi lo seguiremo anche tuo tramite, continuando a seguirti, a leggerti su Il Messaggero. Grazie Mauro, grazie e buon lavoro. Grazie davvero. Buona giornata. Un abbraccio a Mauro Evangelisti de Il Messaggero. Radio Yes, la radio della città di Roma.